proprio Vittorio Massucchi, fresco della nomina di consigliere federale insieme al collega Pierluigi Miranda, e insieme a loro anche altre autorità come il presidente del CONI regionale Gianfranco Porcheddu, l'assessore allo sport del Piemonte Giovanni Maria Ferraris, il presidente del comitato regionale locale della FIGI Angelo Buzio, il tenente colonnello Martuscello, comandante della scuola militare d'applicazione dell'esercito. Tanto torniamo a Giada Grisetti. Sì, esatto, Centro Sport Bollate, un bellissimo tango per lei come musica di coreografia. Ha eseguito bene la prima diagonale, ora un doppio giro impugnato. Una ginnasta davvero dalle leve lunghissime, sì. Sembra più una atleta della ritmica. Ritmica, esatto, esatto. Ha questa fisicità, diciamo, un po' atipica per una ginnasta dell'artistica. Ecco, queste diagonali in avanti obbligatorie adesso, quindi si vedranno in maniera particolare soprattutto per chi non è una specialista del lavoro avanti, magari a metà esercizio mette questa esigenza di ribaltata salto, non proprio carina come cosa. Ecco, diciamo che per le nuove leve bisognerà lavorare anche molto sulle diagonali avanti. Abbiamo citato la ritmica e vorrei ricordare a tutti gli appassionati di ginnastica che quest'anno in Italia si disputeranno i campionati del mondo di ginnastica ritmica dal 30 agosto al 3 settembre all'Adriatic Arena di Pesaro.